Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con quella passione che mi prende da anni, che ogni tanto avevo sospeso e che mi riprende nonostante gli anni passino, cioè quella di comunicare a voi cittadini la mia sensazione sulle criticità, positività o negatività del paese in cui viviamo, la nostra Verdò. Voglio partire facendo una premessa. Piacerebbe intitolare questo video verità, bugie, mistificazioni, alterazioni della realtà e false promesse, ma anche qualche verità, giusto per essere obiettivo. E mi piace questa volta, come non facevo da tempo, parlare con carte alla mano, perché il proverbio latino dice verba volant, scripta manent. Quali sarebbero in questo caso gli scripta, i programmi dell'attuale amministrazione, a cominciare dal 2016? Per poi finire a tanti atti amministrativi dei quali spesso nei miei post di Facebook ho inviato il cartaceo per dimostrare che erano realmente scritti e non così immaginati. Allora, ho qui davanti il programma di questa amministrazione del 2016. Quello del 2021, siccome ancora non è finito il mandato 2021-2025, vedremo come finirà. Lasciamolo senza giudicarlo. Ed allora comincio con le positività. Bene, alcune opere pubbliche Nardò sono state realizzate in maniera discutibile, molto discutibile, perché alcune opere pubbliche sono costosissime. Io non riesco a concepire rondò e rotatorie da 300 e passa mila euro ognuna. Mi riferisco soprattutto a quelle tre di Via Volta, angolo Via Aldo Moro, di Piazza Mazzini e della Via per Lecce. E tutte e tre insieme sono costate la bellezza di circa 1 milione di euro. 1 milione di euro, signori, da tenere presente che io spesso su Facebook ho messo delle rotatorie di alcuni paesi, tra i quali la città di Bari, e dopo essermi documentato, del costo di 25, 30, 35 mila euro, molto belle, al di là poi del gusto, perché dice non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Bene. L'unica opera pubblica che giudico positivamente è l'abbattimento dell'ex struttura dove doveva venire il nuovo comune, che stava lì di fronte all'incoronata, per farne quel parco pubblico. Parco pubblico che comunque lascia qualcosa a desiderare, perché io non riesco a capire poi cosa significa quella cava lasciata lì con una transenna di legno. E poi vorrei finalmente, una volta per tutte, cogliere l'occasione per chiedere pubblicamente quanto paga il concessionario di quel parco al comune per la gestione e per quanto altro. Tributi comunali, eccetera. E sono molto curioso, questa curiosità mi è stata sollecitata da parecchi cittadini di Nardò. Dopodiché veniamo alle altre opere pubbliche. Un fallimento totale sotto il punto di vista degli impianti sportivi. La pallacanestro, nonostante in A2, è costretta a giocare a Lecce, nonostante i proclami della vendita del Gerontocomio per creare il palazzetto dello sport in quell'area che si chiama, credo, Via Cuoco, alle spalle della 167, non è mai nato nulla. Per giunta lì, io ipotizzo anche un danno erariale, oltre al danno la beffa, quindi la beffa della mancata costruzione del palazzetto, il danno erariale determinato da alcuni sondaggi fatti che, mi giunge voce, siano costati oltre 100.000 euro per poi rimanere lì nel vuoto. Al di là del fatto dell'abbattimento del Gerontocomio, che dopo aver annunciato prima il punto nascita, poi il dopo di noi per gli anziani, poi una struttura per anziani, giudicato 2 volte con perizie comunali idoneo per poter essere ristrutturato, poi salta fuori una terza perizia dove dice abbattimento, 750.000 euro per l'abbattimento e non sa di fondi non avuti in donazione dalle comunità europee o dalla regione. Poi parleremo di che cosa significa il fondo gratuito a costo zero meno. Quindi in sostanza un bluff c'è. Poi qualche strada che a Nardò ogni 10 anni che io ricordo è stata fatta. Poi è questo per quanto riguarda alcune quelle cose che sono state fatte. Ora veniamo alle bugie, alle promesse o alle omissioni. La cosa che non tollero è quella del tentativo fatto dagli attuali amministratori, sindaco in testa, della mistificazione della realtà, cioè praticamente spesso si è detto prima di me non è stato fatto niente a Nardò.
Io ho contato per più volte, le ho riportate su Facebook, la bellezza di 37-38 opere pubbliche fatte a Nardò dal 1994 al 2016. Sono sotto gli occhi di tutti, è inutile starle a ricordare. I più anziani potranno ricordarle ai più giovani che non hanno memoria storica, a cominciare dall'ingresso di Lecce per finire alle Marina. E dopodiché veniamo alle cose che nessuno degli attuali amministratori ha il coraggio di dire: non le abbiamo fatte, le avevamo promesse e quindi chiediamo scusa. Perché per me un amministratore pubblico la prima cosa che dovrebbe avere come dote è quella di chiedere scusa, non di sbandierare i 420, di farsi selfie solo laddove si ritiene che ci siano stati dei successi, anche laddove si ritiene che ci siano stati degli insuccessi o delle mancate promesse. E per questo voglio prendere come esempio il sindaco di Bari, del quale ebbe occasione di vedere un video a Natale, quando lo fece per dare gli auguri ai baresi e non per dire ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, o tantomeno con i selfie, ma per dire vi chiedo scusa per ciò che non sono riuscito a fare in questa prima parte del mio mandato. E questo credo che, così come me, tanti cittadini da dove avrebbero gradito a questa amministrazione. Bene, veniamo alle cose che non si vedono, che dovevano essere fatte perché stanno scritte qui, in questo programma. Non sono chiacchiere che sto inventando perché magari non ho simpatia politica per gli attuali amministratori. E perché poi, insomma, ripeto, l'ho detto in apertura, scripta manent verba volant. Allora, in questo programma c'è scritto che un fallimento totale in materia ambientale. Doveva essere fatta la risagomatura, la messa in sicurezza della discarica di Castellino, la bonifica del canale Asso, il potenziamento del depuratore di Nardola dove oggi sbocca la fogna e invece attraverso i carri armati che non si capisce dove sono andati a finire, il depuratore di Porto Cesareo è arrivato ad essere collettato in quello di Nardò, con la conseguenza che in località Torre in Serraglio, dove sboccava già il nostro depuratore, vecchio ed obsoleto e non adeguato, mi risulta che ci fosse 1,5 km di divieto di balneazione. Io ho preoccupazione nel momento in cui l'ARPA o altri organi competenti dovessero fare le analisi di quel luogo, che il divieto di balneazione non debba essere raddoppiato. Speriamo di no, speriamo che sia io a sbagliarmi, perché come tanti, come quasi tutti i cittadini Ardò, amo l'Ardò e cerco di capire cosa sta succedendo, non per sentito dire. Quindi in materia ambientale un assoluto scempio, è proprio nulla del nulla. Dopodiché abbiamo parlato del genottocomio, della Guardia di Finanza che doveva nascere sulla Nardò Galatone, in quello che era l'Istituto Agrario. Io credo per non essere presuntuoso, non nascerà mai. È stata una delibera di intenti, sbandierata ai 420, come in tante altre cose è stato messo il carro davanti ai buoi, ma poi spero che tutti noi si possa vivere tanti anni quanti sarebbero necessari per vedere questa stazione della Guardia di Finanza. E dei debiti. L'amministrazione attuale sbandiera nei consigli comunali fatti un bilancio sano. Ma a me risulta che ci siano tante aziende non pagate. Allora, se il bilancio di una famiglia è sano, non dovrebbe avere debiti. Anche se qualcuno mi ha spiegato, ha cercato di spiegarmi, dice no, ma è fisiologico che ci siano delle fatture ancora non pagate. Ma per me non è fisiologico, è illogico, perché un artigiano, una ditta che ha svolto i lavori del comune deve essere pagata entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Se noi cittadini ritardiamo, in base a quello che è il tempo stabilito dalla legge dello Stato, il pagamento di alcuni tributi o tasse, l'Agenzia delle Entrate ci scrive con la mora. Poi volevo parlare anche del nucleo di valutazione, che ho spiegato in un post che cosa significa, perché in questo nucleo di valutazione, che poi è un organismo per la valutazione dell'operato dei dipendenti comunali, per carità stabilito dalla legge, ma visto che ci devono essere un certo numero di professionisti o diplomati, perché non fare una graduatoria per giovani diplomati o giovani laureati e vedere da anni in qua, in quel nucleo di valutazione, alla bellezza di circa 500-600 euro a seduta, quelle mediamente sono quelle che si fanno nell'arco dell'anno, e non vedere una long list, un elenco di professionisti che danno la loro disponibilità, e vedere soltanto persone che o sono state candidate e non elette o amici di persone che sono state candidate. E della pallacanestro e del calcio abbiamo parlato, sia
Nel calcio credo che siano state dette tante corbellerie quante dette per il campionato di pallacanestro. E comunque ormai non mi dilungo perché è sotto gli occhi di tutti la vicenda del calcio. Andiamo a leggere attentamente. Al primo punto del programma del 2016 c'era trasparenza. Rendiconto semestrale delle attività a chi? Alla città non credo sia stato fatto, è alla città e ai cittadini che si doveva fare questo conto semestrale. Nomina di organismi indipendenti di valutazione OIV nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Non mi risulta che siano stati fatti. Consigli comunali orientati alla maggior partecipazione e quindi anche a volte aperti ai cittadini. Non me ne risultano consigli comunali all'aperto o in piazza come in qualche altro comune hanno fatto. E vado, cerco di spulciare perché altrimenti dovrei dilungarmi e vi tedierei, ma l'argomento è interessante, quindi vi prego di seguirlo fino all'ultimo perché vi accorgete che non sto facendo parole, sto leggendo fatti riportabili e acquisibili da parte dei cittadini. Quindi riorganizzazione della macchina amministrativa. Rotazione dei dirigenti e dei funzionari con posizione organizzativa non c'è stata e quindi è una piccola omissione perché lo prevede la legge. Cioè un funzionario, un impiegato non può stare 40 anni di carriera sempre allo stesso posto e la sedia si fa a forma del proprio fondoschiena. Quindi riduzione delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore impiego delle risorse umane interne. Questa amministrazione dal 2017 ad oggi ha speso oltre 1,5 milioni di euro di incarichi professionali esterni, quando all'interno ci sono le professionalità, soprattutto nel settore legale. Noi abbiamo un ufficio comunale legale con ben 3 professionisti validi, 2 donne ed un uomo. Per quale motivo ricorrere ad avvocati esterni? E poi, guarda caso, sempre gli stessi, senza una long list, senza una normale lista dalla quale si possa oggi prendere il primo e il secondo con il criterio della valutazione per essere poi l'amministrazione di tutti. Non mi risulta che ci sia stato questo criterio. Ambiente e territorio. Prima ve lo avevo detto così, oggi lo leggiamo di qua. Adozione di tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza la discarica di Castellino. Risolvere il caso Vora delle Colucce e Torrente Asso. Ristrutturazione, recupero e riuso delle volumetrie esistenti ed abbandonate. Risolvere la situazione della cala di Santa Caterina, unico caso del Mediterraneo dove si tollera la coesistenza all'interno della stessa di un porto turistico con altri 90 posti barca e di 3 stabilimenti balneari. Sta scritto tutto qui, non lo dico io, lo ribadisco questo, perché capisco che c'è gente alla quale è simpatico Giovanni Siciliano e crede a Giovanni Siciliano, altri ai quali è simpatico Luigi Rossi e crede a Luigi Rossi, ma verificate, studiatevele le carte, perché in mala fede o in buona fede possiamo essere noi che diamo le notizie a sbagliarle o a darle, diciamo, non esatte. E andiamo avanti. Centro storico. Il centro storico di Nardò è morto. Al di là di Piazza Salandra, alcune sere, gli altri esercenti di tutto il centro storico di Nardò hanno chiuso in questi ultimi 7-8 anni, sono decine gli esercenti che hanno chiuso. Verranno individuate aree di sosta e parcheggio al servizio dei fruitori del centro storico, devono essere reperite adeguate aree di parcheggio al servizio di tutti gli utenti del centro storico, riservando ai residenti le autorizzazioni certamente necessarie. Non è vero neanche questo, perché non mi risulta che siano autorizzati quelli strettamente necessari. Forse a qualcuno che ne avrebbe necessità, tipo per esempio chi ha una casa nel centro storico però ha la residenza altrove, se deve andare a ripulire la casa di proprietà del centro storico deve godere del permesso occasionale o giornaliero. Verrà istituito il presidio fisso di polizia locale nel centro storico, anche in funzione della gestione dei varchi di accesso, eccetera. Dove sta? Non l'ho visto l'ufficio di polizia locale. Poi nel centro storico verranno favoriti gli insediamenti di uffici comunali di rappresentanza in caso di necessità, quelli del solo servizio dei cittadini e persone fisiche, l'anagrafe. Non mi risulta che l'anagrafe sia nel centro storico. Urbanistica, a parte il fatto che invito tutti i pubblici amministratori di opposizione a cominciare a studiare ciò che sta succedendo in vista di quando sarà poi l'approvazione del PUG.
mi risulta che sia allo studio di un professionista forestiero, mi smentiscano se dico cose sbagliate. Io gradirei che fosse stato allo studio degli uffici comunali innanzitutto e comunque ancora non è dato saper nulla, non vorrei che poi fosse portato in consiglio comunale così senza dare il tempo di riflettere, senza far prendere parte con delle sedute all'aperto come era preso da parte dei cittadini. Basolato del centro storico. Ma qual è il basolato del centro storico? Il basolato del centro storico è stato fatto dall'amministrazione precedente e dalla provincia e grazie a Dio sono stato amministratore provinciale, la provincia di Tempi d'Oro, e ricordo bene queste cose. Il turismo. Definizione di comune accordo con la Curia di una iniziativa turistica denominata Le Strade dei Santi, con l'individuazione di un percorso religioso tra i siti religiosi più significativi. Questo percorso dei Santi forse non l'hanno visto neanche i Santi. Io no, ma non sono santo. Finanza, tributi e risorse economiche. Lotta dura all'evasione fiscale, utilizzando tutte le informazioni in possesso del comune, catasto, immobili, eccetera. A me, purtroppo, ahimè, capisco le difficoltà nelle quali versa tanta gente, ma mi risulta che l'evasione fiscale sia a livelli non certo insignificanti. Perdonatemi ogni tanto. Ah, creazione di parcheggi e strutture in scambio con appositi servizi di navetta. Mi smentisca qualcuno se affermo che il solito servizio di navetta da posto di blocco di fronte al parcheggio lì dove del centro commerciale c'era la navetta che ogni anno. Non mi risulta che sia stato avviato questo servizio. A ieri non lo era stato. Se sarà avviato domani, ben venga. Servizi sociali e welfare. Attenzione, qui parliamo di sanità. Impegno a promuovere ampliamento ospedale San Giuseppe San Biasi. Creazione di un punto, di un punto di trasformare il pronto soccorso in punto di primo intervento più eccetera ed è stato completamente chiuso. E poi la valorizzazione degli anziani intesi come risorsa culturale e sociale, proporre attività di aggregazione con appositi spazi per realizzare, cioè, ma mi fermo soltanto all'impegno a promuovere l'ampliamento del San Giuseppe San Biasi. Mi risulta che un consigliere comunale di opposizione un mese fa abbia chiesto un consiglio monotematico per discutere con l'amministrazione e con il direttore generale della ASL, sindaco, perché non abbiamo avviato delle iniziative e quindi avviamole con questo consiglio per sollecitare Regione e Ministro per il PNRR per le risorse che sono previste nel PNRR a favore delle ex strutture ospedaliere dismesse. Quindi ci sono tutte le condizioni, anziché buttare giù scuole per farne altre, a chiedere i fondi del PNRR per il potenziamento del vecchio San Giuseppe San Biasi, oggi distretto sanitario, con acquisto di macchinari di ultima generazione, perché fra non molto non sarà neanche distretto sociosanitario, perché la maggior parte dei macchinari sono vecchi ed obsoleti e il PNRR prevede fondi per queste cose. E sto leggendo le cose salienti, perché altrimenti dovremmo stare qui fino a domattina. Realizzazione di un canile comunale. L'avete visto? Io no, non ne conosco l'esistenza. Scusate, andiamo avanti. E qui c'è uno dei capolavori. Abbiamo fatto le piste ciclabili, no? A parte il fatto che se fosse stato a me dover decidere, un'opera di quel genere io l'avrei fatta prima facendo un censimento delle cose, degli indirizzi della gente. Ci sono per impianti sportivi o per opere pubbliche 10 milioni di euro dati dalla Comunità Europea. Cioè, sportivi, cosa preferite? La pista ciclabile, la pista da boccia, si fa così. E così qualcuno faceva fino a quando amministravano gli altri. Poi di colpo, arrivati all'occupare la poltrona, è cambiato il criterio del sistema. Quindi incentivi per i cittadini che utilizzeranno prevalentemente la bici per muoversi in città. Quali incentivi ci sono stati? Tanto che di bici sulle piste ciclabili non se ne vedono. E io da buon pensionato sto in giro dalla mattina alla sera, no? Non sono uno che ancora preso dal lavoro non riesce a seguire i problemi della città o le criticità della città. Grazie a Dio sono in pensione, passeggio la mattina e la sera, una bicicletta su ogni 200-300 pedoni si vede nel do. Quindi questi incentivi bisognava a monte
A proposito di questi incentivi, poi, voglio chiarire una volta per tutte, il lungomare Santa Caterina Santa Maria non è un regalo dell'amministrazione. È stato fatto con fondi presi in prestito dal credito sportivo, credo, comunque da un istituto di credito, 3 milioni di euro, per l'esattezza 2 milioni 990 mila, da restituire in 8 anni con 850 mila euro di interessi. Si poteva fare quel lungomare con molto meno dispendio di energia. E poi pongo una domanda. Il progetto originario che ho io, quello di impatto ambientale che fu sottoposto alla consulta dell'ambiente, parla di cose che non sono state fatte. Non lo so se ci sono state delle varianti in corso d'opera, sono state delle dimenticanze o delle omissioni. Cioè, 7 cose. Punto delle rastrelliere per la sosta delle biciclette, punto di gonfiaggio, quindi con l'aria, cioè, punto di rifornimento dell'acqua per le borracce dei ciclisti. E dovevano essere 7 punti di questo tipo su tutto il percorso. Non ci sono stati. Quindi, incentivi. Cioè. Trasporto pubblico. Non solo per turisti ma per tutti, collegamenti bus più frequenti con le marine, nuovi servizi di chiamata per i servizi di località più distanti come Boncore, Villaggio Ressa, Sant'Idoto, Renzerraglio. Non so dove siano le fermate di questi servizi pubblici, perché da pensionato mi farebbe comodo andare a Torrenzerraglio o a Sant'Isidoro in bus e tornare in bus dopo aver fatto una passeggiata lungo la nostra costa. Quindi, perdonatemi. Ogni tanto mi viene di sorridere, perché qua io avrei voluto leggervelo tutto, ma a chi me ne farà richiesta con le mie capacità di comunicazione, vi trasmetterò le copie integrali, ecco qua, questo. All'ospedale, mi pare, non so se l'ho detto, doveva nascere anche il centro di studio di oncologia, ve lo ricordate questo? Non mi sembra che sia stata realizzata neanche questa cosa. Per non parlare poi dell'ex mercato coperto di via Pellettieri, opera finita dall'amministrazione precedente, cioè, al di là di tutte queste cose, una mistificazione mi viene in mente. La scuola di via Marzano, quella non è stata figlia di questa amministrazione. È come se io oggi ho un terreno, raccolgo i frutti di un albero di fioroni piantato da mio nonno. Non posso dire che l'ho piantato io, sto raccogliendo i frutti. La scuola di via Marzano non è opera, lo possono dimostrare le carte. Non aggiungo altro, cittadini, andate a verificare prima di giudicare, non per sentito dire. Verrà elaborato un marchio di agricoltura etica. Gli agricoltori di Nardò credo che si siano dimenticati, anche se oggi abbiamo un ufficio agricoltura nel comune di Nardò. L'agricoltura biologica, attraverso corsi di aggiornamento e formazione per agricoltori, puntando ad eliminare o ridurre fortemente l'uso dei pesticidi nocivi per il territorio. Ma dove stanno tutte queste cose? Il libro dei sogni, bugie, mistificazioni, mezze verità. Questo è quello che io leggo e vorrei che la mia età, anche per quello che è il ruolo che ho ricoperto, io sono stato dipendente di un ente pubblico e ho girato un po' tutti gli uffici, quindi un'infarinatura generale ce l'ho, voglio trasmetterla a chi non ce l'ha e alle nuove generazioni soprattutto. E il palazzetto dello sport abbiamo detto, riqualificazione dell'area dell'ex parco Pinocchio a Santa Maria, registrando gli spazi sportivi in abbandono ed implementando nuove tipologie di fruizione sportiva e ludica, individuazione di area a Sant'Isidoro da adibire ad analogo centro di aggregazione sportiva e ludica. A Sant'Isidoro, e credo poi di poter chiudere, in piena estate ancora tutto chiuso laddove erano stati iniziati dei lavori. Ci spieghi qualcuno perché? Cioè, non ci si può continuare a fare foto e selfie solo laddove c'è da dire che bello questo trofeo e merito mio. No, i selfie e le scuse vanno fatte anche nei momenti in cui di tutto quello che abbiamo detto c'è tanto, tanto e tanto e tanto che non è stato fatto. E chiudo qui sperando di non avervi tediati, ma solo informati. Buona vita.